Beh, le priorità le detta molto il territorio, è inutile dire che la prima priorità sarà seguire l'evoluzione del TAP e poi con una linea di continuità ovviamente rispetto a quanto ha fatto il collega è bene, quindi diciamo la lotta alla criminalità da un punto di vista amministrativo come fa la prefettura, quindi con un'attenzione particolare alle informative antimafia, ai comuni e quindi alle esigenze anche naturalmente del territorio di tutti i comuni, è una provincia molto grossa con un numero consistente di comuni e quindi poi tutte quelle che sono le prerogative delle prefetture che io voglio naturalmente esercitare al massimo delle mie capacità, cioè ce la metterò tutta chiaramente. Lei sa che sulla vicenda TAP fu creata lo scorso anno una zona rossa, pensa che verrà ripristinata? E questo poi sarà valutato in relazione alle esigenze che si verificheranno, che si svilupperanno. Il prefetto Palomba su cosa l'ha attenzionata? Il prefetto Palomba, con il quale sono peraltro molto amica, un caro collega, mi ha fatto un quadro chiaramente della situazione, ma il quadro più dettagliato chiaramente me lo dà l'ufficio, quindi l'ufficio è molto efficiente e anche molto consistente, devo dire. Ho incontrato già tutti i dirigenti, le organizzazioni sindacali e tra poco incontrerò anche tutto il personale. Ho fatto un giro degli uffici perché ci tengo a dare il segno della presenza e dell'attenzione anche del capo dell'ufficio a tutto il suo ufficio. Ci sono problematiche legate al mondo del lavoro, ha avuto modo di conoscerle? Diciamo che ho avuto e ho letto degli appunti, comunque delle relazioni che mi sono fatta fare proprio prima di partire da Caltanissetta per avere un quadro generale. È chiaro che poi il dettaglio sarà affrontato volta per volta. Ritieni che la nostra provincia sia una provincia a rischio a causa del commissariamento di diversi comuni? Guardi, il commissariamento dei comuni purtroppo è in tutte le regioni d'Italia, adesso anche del nord, come voi sapete, perché le infiltrazioni della criminalità organizzata intanto seguono i soldi e sono anche diffuse al nord. Quindi è importante solo mantenere alta l'attenzione e quindi cercare di svolgere quell'azione di prevenzione che è proprio il compito precipuo della prefettura. Conosceva già Lecce? Veramente no, sono felicissima, la trovo una città bellissima, peraltro molto calorosa e accogliente. Sono io veramente molto contenta e mi reputo molto fortunata di essere stata mandata a Lecce, quindi c'è anche come dire, un entusiasmo personale, oltre che professionale, perché è una sede importante, impegnativa e il ministro mi ha, diciamo, gratificato nel volermi affidare questo incarico così importante. Eccellenza, ci Possiamo sta lasciarla dando poi un qualche attimo. attenzione particolare per i reati contro la pubblica amministrazione? E diciamo che la repressione dei reati è compito della magistratura. Noi valuteremo sempre in relazione a quelli che sono i segnali che ci perverranno, non li sottovaluteremo. E lavoreremo in stretta connessione con la magistratura. Io ho già avuto modo di conoscere e andare a salutare dal Presidente della Corte d'Appello, il Presidente del Tribunale, il Procuratore Generale e anche il Procuratore della Repubblica proprio per continuare nel segno della collaborazione massima e istituzionale che è fondamentale per poter portare avanti una macchina amministrativa complessa come la Prefettura, ma soprattutto per dare risposte di legalità al territorio.